Buonasera a tutti, sono Luigi Onora, questo è per video, bentornati su Dungeon Combat, versione Jap con le nostre ROD. A sto giro, ROD abbastanza complessa, riguardandolo ho notato di non aver approfittato abbastanza di top point, l'ho utilizzato davvero male, ma probabilmente non mi ricordavo la passiva fino a tipo metà battaglia. Special Pose, allora, questa è una di quelle ROD dove o hai PG o più o meno devi avere comunque PG. Sono al modi per farla, utilizzare universo 11 unito ai Gotenks non è l'unico modo, ma è di sicuro uno dei più rapidi. Questa non l'ho fatta al first try, l'ho fatta al secondo, non è stato affatto semplice. Dispo, come ben sapete, necessita di attaccare sempre per maggiorare un pochino l'attacco. Top STR, grazie all'ese, è diventato buono, ma danni abbastanza, così così. Top point positivo, solo che l'ho usato io di merda. Ci si basa totalmente sui DPS che si cerca di utilizzare, quindi Gotenks fisico ESA, sia ringraziato che è già uscito l'ESA, e quando capita Gotenks Int, che come vedete comunque è ben carico. Naturalmente come ultimo PG ci possono essere varie possibilità, penso se non ricordo male che si possa usare anche Jiren, con cui riuscireste di sicuro ad avere danni più alti. Il problema di fondo è che a mio avviso Jaco aiuta troppo. Questa è quella classica ROD che bisogna cercare di bloccare i nemici il più possibile. Quindi Gotenks Int risulta ottimale. Ma Gotenks Int i primi turni non servono in merito nulla. Quindi per cui Jaco bloccando un turno, regalandogli quindi un Ghost Usher praticamente a turno, non è da sottovalutare, naturalmente poi diventa totalmente inutile, diventa un peso di proporzioni ignobili che vi costringe a usare oggetti o comunque a sperare di ammazzare i nemici prima che lo attacchino, ma fino ad allora è abbastanza utile. È un pochino come Riff nella Human, detta come va detta. Sono delle possibilità più che efficaci che però dovete saper utilizzare al meglio perché un errore vi muore. C'è un errore e siete morti a casa sua. Riguardo il resto, naturalmente uno dei problemi è che io non livello i link. Cioè, ormai l'ho capito bene, io non livello i link, se no di pochissimi link sono quelli che uso per il farming, perché non ho tempo di livellarli, sinceramente. Quindi non riesco, non avendone tempo, ho PG che non sono al loro massimale, però è anche bene per gli showcase come questo. Perché vedete che ok sono full ability, Gotenks è ability 2 almeno. Almeno ability 2 lo è Gotenks, non penso sia ability più alta. Top Int forse ability 1. Perché non mi ricordo se ne ho trovato un secondo. Nella base di Jiren ne trovai uno, ma non mi ricordo se ho trovato un secondo. Ok, fase 2 ragazzi la prese per il culo, cioè facilissima. La fase 2 è davvero facile, reggete finché non avete Gotenks Int e poi in discesa, cioè nemico singolo, team Gotenks, finita la fase. Proprio era presa in giro perché con doppio Gotenks andate talmente tanto in stun che davvero il nemico non può reggere abbastanza. Usare un team che gioca doppio Gotenks Int contro un solo nemico vuol dire che se siete contro un solo nemico avete il 70% di aver vinto la partita, per il semplice fatto che avendo un Gotenks in ogni turno continuate imperterriti a stunnarlo, non facendolo rimanere più attivo. È naturale, si può avere la sfiga di crepare i primi turni, si può avere la sfiga che non si stanni nonostante gli addici una speciale e tutto, però è sempre sfiga. Peggio dei casi, se avete abilità basse dovreste riuscire ad arrivare a Super Saiyan 3. Ecco qua si vede che non mi ricordavo minimamente la passiva dell'Int, che lo butto in terza posizione, non me la ricordavo per niente. Oh ragazzi ci sta, cioè io registro alla fine dopo 12 ore di lavoro, abbiate pietà, non mi posso ricordarmi ora dopo 12 ore di lavoro tutto quanto. I miei colleghi beati loro non hanno altro da fare se non lavorare su YouTube. Beati loro, una parte di me gli invidia, sinceramente, che almeno loro, tranquilli, fanno questo, nessun problema. Niente è tanto bello come PG comunque. Non viene massimizzato in questa ROD in cui alla fin fine lo utilizzate come off tank, Sila, perché Sila o Stanna? Sila mi pare, però l'ho usato abbastanza bene. Dispo Ezzato, forse però questo qua S10 che non ho ancora portato
la sua coppia tour per l'SA 15, ma non ricordo, quindi c'è ancora margine netto di miglioramento per dispo. Top invece, bel buffer completo per tutti quanti. Goten Xint, quando lo riuscite a usare, vi dà non la vittoria, ma un aumento di danno esponenziale. Non è detto che lo riuscite a usare tanto, perché comunque, ragazzi, dovete arrivare a tanti turni, forse un pochino troppi, per i miei gusti, però funzioneggia, diciamola così. Circa funzioneggia. Qua andiamo in Dokkan, chiudiamo la fase. Purtroppo un Dokkan quasi buttato, ma che almeno ci permette di recuperare un po' di HP. Mettiamola così, così. E poi torniamo ad avere un po' più di difficoltà, da quello che ricordo, in quanto l'ultima fase era contro tre nemici. Sì, era contro tre nemici. Ecco, questa è di nuovo tosta, di nuovo tosta, perché bisogna gestirsi un numero più importante di nemici. Tre nemici sono abbastanza più tostarelli da gestire di uno o anche di due. È qua che ho perso la prima run, tra l'altro, contro 17 che non ho shottato. Vi capita tante volte che i nemici rimangono con uno sputo di vita che con pugni li uccidete. Non è eccessivamente difficile comunque questa road se avete PG ad ability. Concentrate sugli additional, escluso Gotenks fisico. Concentrate sugli additional in modo da massimizzare al meglio evasioni e tutto, e non dovreste avere eccessive preoccupazioni. È naturale che ci potrebbe morire più di un tentativo. Questa è la prima road di quelle che avete visto che davvero ho sentito complessa, perché le altre alla fin fine era pura una questione di team building, che poteva essere snervante con ability basso mancanza dell'R. Questo invece, dato che non richiede l'R, ma solo Turdo, Can Festival e Rare Summon, è un pochino snervante. È come se inversamente proporzionale alla rarità di PG che serve e la difficoltà per me delle road. Perché poi quando andremo alla prossima, ragazzi, lo sapete tutti qual è la prossima, se no, che non vorrei sbagliare, però dovrebbe essere quella. Sarà tosta. Detto questo, vi lascio come al solito alla fine della run. Io vi ringrazio. Non so dirvi se nei prossimi 3 giorni uscirà un video, perché viene la mia ragazza a trovarmi da Roma. Quindi vediamo. Domani di sicuro no. Domani di sicuro no. Forse domenica faccio uscire qualcosa, sabato non lo so, dipende cosa facciamo, però nel caso poi lunedì partiamo con prima delle prossime Road, Cooler e Trunks, con tanto anche degli showcase che sono rimasto indietro un pochino degli showcase. C17, SC17 LR, ragazzi, ho provato a farlo, tutto adesso che ho C13 Ability 2 non lo trovo amico. È un inferno, davvero davvero tosta. Se qualcuno di voi lo ha amico e mi ha tra gli amici, mi avvisi che vedo di gestirmela la sera quando lo mette, che cerco di registrare una RAM, perché vorrei davvero. Tutto questo, grazie per il seguito, ditemi voi come avete affrontato questa road e noi ci vediamo al prossimo video. Buona serata!